Dopo aver creato la sessione di training, è possibile cominciare l'acquisizione di un nuovo esercizio di training. Per esercizio di training si intende una serie caratterizzata da una o più ripetizioni effettuate sollevando il medesimo carico. Per creare un esercizio di training è necessario, ovviamente, prima aver creato una sessione di training e naturalmente aver connesso il software al dispositivo. Questa è la finestra di acquisizione di un esercizio di training, con alcune informazioni relative all'esercizio che possono essere editate. E prima di abilitare il tasto di inizio di acquisizione, il software ha bisogno di due input da parte dell'utente. Il primo è il carico che si sta per sollevare in chilogrammi, in questo caso 100 kg, e la seconda informazione è la selezione della modalità di acquisizione, ovvero sia se si sta eseguendo l'esercizio ad una macchina, caratterizzata dunque da un pacco pesi, oppure se l'esercizio sta per essere eseguito a un bilanciere libero. In questo caso, stiamo per utilizzare una leg press, selezioniamo dunque la modalità macchina e non appena premiamo il tasto che indica la modalità di esecuzione, il tasto di avvio di acquisizione si abilita, viene attivato. Prima di cominciare l'acquisizione, ovviamente è necessario fissare il dispositivo contenuto all'interno dell'apposita tasca magnetica sul pacco pesi della macchina. Facendo attenzione nel fissare la taschetta magnetica al di sopra del perno che va ad isolare nel pacco pesi il carico che si vuole sollevare. L'esercizio che vi stiamo per mostrare è un esercizio caratterizzato da un movimento eccentrico-concentrico. Quindi l'atleta parte da una posizione con gambe distese. Non appena l'utente preme il tasto di avvio di acquisizione, il software genera un bip sonoro che indica all'atleta che può effettuare il movimento. Al termine della ripetizione, non appena il software ha identificato una fase di statica, restituisce un secondo bip. Il secondo bip indica all'atleta che può effettuare una successiva ripetizione e così via. Il bip sonoro è quindi restituito dal software non appena una fase, una condizione statica è stata individuata. Dopodiché è sufficiente premere stop per terminare l'acquisizione dei dati. Come avete notato, al termine di ogni ripetizione, il bip sonoro indica anche il termine dell'elaborazione della ripetizione che è stata appena effettuata e grafica il valore di potenza relativo a questa ripetizione. Una seconda modalità di esecuzione di esercizio è quella di isolare la parte concentrica del movimento. In questo caso, dopo il bip iniziale, l'atleta va in posizione con ginocchia piegate a 90 gradi, ad esempio, come in questo caso, quando è pronto effettua il movimento concentrico. Ancora una volta, non appena il software identifica la fase, una condizione statica, restituisce il bip, elabora la prova, la ripetizione appena terminata e dice l'atleta che può ritornare in posizione di partenza per eseguire una successiva ripetizione. Quindi l'atleta adesso ritorna in posizione di, diciamo, a ginocchia piegate ed effettua un nuovo movimento concentrico. E così via. Quindi abbiamo visto come con Free Power Training è possibile
analizzare sia esercizi caratterizzati da un'esecuzione consecutiva, eccentrica, concentrica, e anche movimenti in cui la fase concentrica viene sostanzialmente isolata da quella eccentrica. Le condizioni necessarie affinché il software generi il beep sonoro sono: una, che una fase di una condizione statica deve essere identificata, e la seconda condizione è che il software abbia rilevato una fase concentrica di movimento. Quindi, ad esempio, se l'atleta si ferma, quindi condizione statica, dopo un movimento eccentrico, il software non genererà alcun beep, perché sta aspettando ancora che l'atleta esegua una fase concentrica. Finché non si preme il tasto close, abbiamo visto che il software ad ogni volta che si preme il tasto start registra automaticamente l'esercizio di training e lo va a salvare nell'albero del database. È possibile effettuare un esercizio di training stabilendo una determinata soglia di potenza. Questa soglia di potenza può essere arbitrariamente posta dall'utente, o ad esempio, come in questo caso, andiamo a prendere come soglia di potenza la potenza media espressa in questo esercizio di training. Quando andremo a creare un nuovo esercizio di training, sollevando sempre i 100 kg, adesso nel campo sottostante a quello del carico, threshold, appunto soglia, andremo a inserire il valore di potenza media prodotto nell'esercizio di training precedentemente effettuato, in questo caso 470 watt. Non appena inseriamo la soglia, il software grafica due limiti, uno superiore e uno inferiore, che vanno sostanzialmente a costituire gli intervalli di confidenza del 10% rispetto al valore di soglia inserito. Questa confidenza è modificabile dall'utente. Quindi siamo pronti per effettuare un nuovo esercizio di training. In questo caso riceveremo un feedback visivo riguardante l'esecuzione del movimento, quindi con un codice colore il software ci dirà se l'atleta ha eseguito la ripetizione all'interno, al di sotto o al di sopra della soglia di potenza che abbiamo inserito. Se stiamo all'interno di questa soglia di potenza, nei limiti del 10%, il valore di potenza graficato sarà verde, giallo se stiamo al di sopra, e infine rosso se stiamo al di sotto.